Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dal matrimonio 1991-2009 con Patrizia Grosso, ha avuto il figlio Edoardo, nato nel 1992. Dal 2011 è legato all'architetto Gabriella Perino. Nel 2020 e nuovamente nel 2023 il figlio Edoardo lo rende nonno. Il 21 maggio 2009 manda una lettera al direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, in cui manifesta la sua approvazione per l'apertura della Chiesa Cattolica nei confronti dei divorziati auspicata dal cardinale Carlo Maria Martini. Così ha svelato che il suo personalissimo primato è stato registrato durante la prima puntata dello storico programma La Corrida, che ha condotto dopo l'amatissimo Corrado. Era un sabato sera del 2002 e la trasmissione ha raggiunto gli 8.403.000 spettatori toccando una punta di share del 37,51%. Tuttavia non rincorre questo tipo di riconoscimenti e ha dichiarato: i miei colleghi si sono ammalati per queste cose, ma i numeri sono belli, ti danno soddisfazioni, però nel corso degli anni cambiano. Nonostante gli ottimi traguardi della sua carriera, infatti, per Gerry Scotti quello che conta è essere presente nel cuore e nelle case degli italiani da decenni. Tanto è vero che ha dichiarato che vorrebbe essere ricordato come l'uomo che è rimasto più anni in casa vostra senza che voi ve ne accorgeste. Il record assoluto di ore consecutive di lavoro per una puntata di trasmissione è stato per Paperissima, con la conduttrice Michelle Hunziker. I due hanno registrato per circa per 12 ore di fila. Lo scorso ha condotto 10 puntate di Tussi, che vale 600 puntate di Striscia la Notizia, oltre a 6 appuntamenti dello show dei record. Ma la trasmissione che ha condotto di più in assoluto Chi vuole essere milionario, con quasi 1700 puntate.